Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Totalecret Battle Simulator. Signori, hanno aggiunto delle nuove unità segrete, ma non 4-5, stiamo parlando di 34-35 unità segrete. Sì, ovviamente si tratta di una mod molto particolare che è stata arricchita in questi mesi e sembra essere una delle mod meglio realizzate dalla community. Gente, prepariamoci ad assistere alle cose più assurde, alle unità più improbabili. Alcune erano presenti nelle vecchie versioni di Tabs e sono state riportate in auge per l'appunto con la suddetta mod. Quindi gente, bando alle ciance, rimbocchiamoci le maniche. Come ho detto, potrebbero essere nascoste letteralmente dovunque, addirittura sembra che siano anche nelle simulazioni. Ok, allora direi di partire dal Medioevo 2. È un bel po' che non ritorniamo in questa mappa. Teniamo gli occhi aperti. Aspetta, io non ricordo che ci fosse una sta specie di coso di bastone molto clericale. Vediamo un po'. E babumete, abbiamo trovato il bishop. Aspetta, ma il prete c'era già un tempo. Probabilmente è una nuova versione delle vecchie unità. Vedo anche della magia. Buongiorno, buon salve. No, si tratta effettivamente di un bastone dall'aspetto molto ma molto magico. Ah, per inciso non so cosa facciano le suddette unità. Il templare Willa. Ah, adesso mi sono accorto. C'è un tizio morto male. Signore. No, mi sa che è proprio deceduto fra atroci sofferenze. C'è altro che attira la nostra attenzione? Sì, decisamente c'è qualcosa che attira la mia attenzione. Uno strano flusso di energia magica. Credo che sia una sorta di spada demoniaca che ci sblocca niente poco di meno che l'Igni Slasher. Igni vuol dire fuoco, quindi direi che le cose si stanno per fare molto ma molto interessanti. Sta mappa non è gigantesca, ma potete nascondere unità letteralmente dovunque. Ok, credo che le abbiamo trovate tutte. Pertanto non ci resta che ritornare alla schermata di selezione delle unità e oh mio Dio, eccole qua. Sono quelle in grigino, quelle che dobbiamo ancora sbloccare. C'è un'unità dall'aspetto molto comunista e adesso devo trovare quelle che abbiamo appena sbloccato. Guarda qua. Vabbè, ho visto una torre. Giurerei, sì, c'è una torre d'assedio. Questo è un aspetto molto vichingo. Ci sono anche, se ho capito bene, delle divinità. Oh, c'è una nuova versione di Thor, a quanto pare. Ma che le icone sono una più bella dell'altra. Abbiamo trovato intanto l'Igni Slasher da 7000. Vediamo di metterne un paio e guardiamoli più da vicino. Guila, e vabbè. E come lo affronti sto coso? Sembra uscito da uno di quegli MMORPG giappocinesi e via dicendo. Con quante cose luccicanti, non me lo dici? Non capito se sono occhi o altro, ma la cosa è molto ma molto inquietante. Allora, direi che forse uno sarà più che sufficiente. E visto che ci troviamo nella mappa medievale, ovviamente contro di lui mandiamo le unità medievali. Allora, ci serviranno un po' di catapulte, almeno tre, magari riusciamo a fargli abbastanza danni. Ci vuole sempre un refranco, meglio anzi due, meglio abbondare due frank is meglio che one. Un paio di guaritori per cercare di curare il povero Franco. Un'armata infinita di figli di Franco, che vabbè tanto non fanno praticamente nulla. E tanto che passavano di là, anche qualche arciere noto ai più come Robin Hood. Che lo scontro abbia inizio, ma penso che ci moriranno tutti fra atroci sofferenze. Ok, vediamo di scoprire quali siano le abilità di questa nuova unità che sta per prendersi due macigni sulle gengive. Maronne! Ai, domani si alzerà con un brutto mal di testa. Oh, mi sa che ha iniziato l'attacco. Ha lanciato una delle spade. Non mi dire che fanno tipo danno ad aria. Qualche figlio di Franco ha già iniziato a morirci male. Guarda che roba. Piovono dall'alto, in grado di teletrasportarle. Queste esplodono, ve lo dico io, vediamo un po'. Non fanno niente, buongiorno. Beh, di sicuro lui one shot a qualunque unità gli si pari davanti. Vediamo un po', Franco sta cercando di vendicare la morte dei propri figli. In realtà non gliene frega nulla perché può generarne a migliaia. Il Franco è un riproduttore supremo, lo sapete molto bene. Signore, lei sta avendo qualche difficoltà tecnica, aia. Ah, quel povero arciere c'è morto fra atroci sofferenze e gli si è pure buggato l'arco. Non credo che gli archi funzionino così. Maronne, che macello. Nel frattempo il buon Franco è riuscito a tirare un cragnottone di proporzioni bibliche al nostro Igni Slasher. Vediamo un po'. E non ce la fa. Non ce la fa, ma che roba. È di una potenza veramente devastante. Catapulte? Catapulta sto cocchio. Non ce la facciamo. Guardate che roba. Praticamente lancia le spade e danneggia all'istante. Vediamo un po'. E non credo ci sia la benché minima speranza per quella catapulta. No, ha resistito al primo colpo, ma al secondo è stata abbattuta male male. Ok. È abbastanza ovvio che il nostro Igni Slasher sia un'unità di una potenza devastante. 1 contro 36. Ha vinto quell'uno. Ok, non ci resta che testare i potenti templari, che hanno un aspetto decisamente molto soprannaturale.
Ma signore, lei è morto o è vivo? Non ci è dato sapere. Secondo me questi fanno i curly al prossimo e nelle retrovie abbiamo i Bishop. Signori, Maroni, cosa avete fatto agli occhi? Ma vi siete drogati male male? In teoria, un po' come già le nostre unità guaritrici dovrebbero per l'appunto essere in grado di curare i nostri poveri templari. Allora, chi mandiamo contro i templari? Beh, se queste sono le unità del bene, tecnicamente dobbiamo mettere un po' di unità del male. Quindi qualche bel guerriero scheletro emerso dall'oltretomba, qualche simpatico arciere e per... No, se metti i vampiri vincono a priori. Senti, mettimi giusto un paio di catapulte, meglio non esagerare. E vabbè, dai, 2-3 vampiri conti Dracula minchia che passavano di là. Senti, sono 33 unità contro 9. Ehi là là, cosa potrebbe mai andare storto? Hanno un'area di cura. Ehi là, molto seria come cosa. Quindi possono curare in massa un sacco di unità. Nel frattempo il templare stesso ha evocato una sorta di palla di luce che sembra avere già degli effetti sulle unità nemiche. Cos'è sta roba? Ma è incredibile, strabiliante. Ho visto che nel frattempo qualche conte Dracula minchia sta cercando di ciucciare un templare. Facciamo attenzione, mi raccomando. Sta accadendo letteralmente di tutto. Ui lolla. Con che pacca non gli ha tirato? Guarda che roba. Buongiorno, il conte Dracula minchia avrà bisogno di un dentista domani mattina. Sembra che siano in grado di devastare praticamente qualunque unità non morta gli si pari davanti. Oh, non si fan problemi loro, ti tirano una mazzolata sulle gengive. Che poi voi direte, sì, ma questi non ce l'hanno le gengive. Vabbè, non è un problema in ogni caso. Vediamo un po', forse gli arcieri che riusciranno a fermarli. No, 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 niente da fare. Niente da fare, non so questa magia cosa faccia. Buongiorno. Presumo faccia una sorta di danno ad area. Oh, non ne hanno ammazzato neanche uno. Ma che roba, sono ancora tutti vivi. Hanno già devastato anche le catapulte. Fantastici. Ma perché non li hanno giunti prima all'interno della mod? Signore, io fuggirei a gambe levate. Vabbè, le gambe non ce l'avevano neanche più. A ossa levate. Poi se gliele hanno levate questo è poco, ma sicuro. Belli, belli, potenti, incredibili e devastanti. Mi sa che nel frattempo i Bishop sono morti tutti, poveri. Vabbè. Signori, non so voi, ma per adesso io sono molto ma molto soddisfatto. Farei un salto nella mappa dei contadini, perché da quello che ho letto ci dovrebbe essere il ritorno dell'uomo gallina. No, non sto scherzando, e lo abbiamo trovato così facilmente. In effetti c'è un pollo con la corona. L'uomo gallina non era quello che cagava le galline, ho una mia impressione. Chicken, intanto ho trovato un pollo. Oh, aspetta un secondo. Vuoi vedere che ce n'è più di uno? Tenete gli occhi aperti, qualunque cosa bianca individuate, fatemelo sapere nei commenti. Ne dovrò trovare probabilmente o 3 o 5. Più o meno le moltiplicazioni nei videogiochi funzionano in questo modo. Vabbè, sono tutti abbastanza semplici. Questa si trova sopra il cappello dello spaventapasseri. Di culo lo guardo. Tuttavia, dove saranno gli ultimi due? No, questo non ha la coroncina. È messo lì per ingannarmi. Era di nascosto sulla cima del tetto. Però ovviamente non basterà. Perfetto. Se devo andare di scommessa, direi che l'hanno messo da queste parti. Sì, ma no. L'ho visto! L'ho visto, stavo per dire, vabbè, ti pare che l'hanno messo in cima agli alberi? Si è mai visto un pollo su un albero? Adesso sì, a quanto pare, e voilà. Oh, hai sbloccato Chicken Man. No, vabbè, questo c'era all'inizio. Io non ho mai avuto l'occasione di testarlo, perché non facevo video su Tabs all'inizio. Quanto sarà potente? Vi faccio notare, peraltro, l'icona, se non ha un aspetto molto serio, e sembra anche quasi vichingo con i polli in parte. Allora, costa 1000, gente, quindi mi aspetto che riesca a fare una quantità spropositata di danni. Allora, non so dirvi se era così anche all'inizio. Aspetta. No, lo dobbiamo testare assolutamente. Ci mettiamo i villici. Un'armata di villici veramente incredibile. Ecco qua, facciamo 38 villici contro 3 chicken men. Oh, si stanno già triggerando male. Stanno già caccando galline. Oh, marone, con quante galline, non me lo dici? E ovviamente le galline, oh mio Dio, ma esplodono. Ma che macello. Sembra come se stiano giocando a bowling con i villici. No, ma i villici non hanno la benché minima speranza. Cos'è sta roba? Ci sono contadini che volano in qualunque direzione. Oh, maronne. Vabbè, non puoi vincere una guerra cagando galline. È illegale. Oh mio Dio. Questi con le cheerleader, signori, ne vedremo delle belle. Sì, ma non buttatevi di sotto, c'è la scarpata qua. Resta giusto qualche povero innocente contadino che ci perisce fra atroci sofferenze. Ok, i Chicken Man potrebbero essere l'unità più devastante di tutto Tabs. Poi da quelle parti passava il pirla del telone che ha deciso, aspetta che gli regalo un po' di cheerleader. No,
no, qui non finisce bene. Ma per sicurezza mettiamo uno sfacelo di contadini. Ma proprio uno sproposito. Voglio 100 contadini. Almeno 100, no, 101, troppi. 100 contadini. Signori, che lo scontro abbia inizio. Vediamo un po'. Oh sì. Oh, funziona molto meglio del previsto. Pam pam param param pam param param. No, cheerleader, vi dovreste spostare. Aia, mi sa che l'armata di contadini ce la potrebbe fare, perché le cheerleader non erano poi tra le unità più intelligenti di Tabs. Aia, aia, purtroppo i polli riescono a colpire un'unità per volta. No, signori, signori, lo ribadisco, c'è la scarpata, dovete essere più intelligenti le cheerleader. Gli è venuto il dubbio, magari non buttiamoci di sotto. Quel signore, no, 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 come non detto, questi si buttano di sotto. Questi si buttano di sotto. Incredibile, i contadini sono riusciti a vincerla, ma solo perché le unità erano delle imbecilli di proporzioni bibliche. Avanti, cioè... Anche mentre precipitavano, hanno continuato a cagare galline. Non dico altro, gente, non dico altro. Ok, direi di restare in tema Medioevo. Quindi vediamo di scoprire unità segrete nella mappa Medioevo 1. Allora, non so quante ce ne siano effettivamente. Ci fosse un contatore o altro, sarebbe decisamente molto più semplice. E dopo un'ora che girava come un pirla, si accorse che la verità era letteralmente davanti ai suoi occhi. Buongiorno. Salve signore, cosa sta facendo lei lì? La vedo abbastanza annoiato, io non l'ho spawnata. E ci ha sbloccato la torre. Oh mio Dio, la torre da assedio. Ok. Questa non me l'aspettavo, no, dobbiamo testare assolutamente. Do giusto un'occhiata in giro, ma non è che forse è proprio lei l'altra unità? Perché io ho guardato i suoi Zebedei. No, eh? Aha! Sapevo che c'era qualcosa di nascosto. All'interno della foresta c'è una sorta di pugnale che ci sblocca niente poco di meno che il ladro. Mi sa di unità probabilmente molto ma molto agile. Oh mio Dio, lo scontro con le torri lungo questo lembo di terra... Cosa potrebbe mai andare storto? Allora, nuove unità segrete. Tra cui, per l'appunto, come dicevamo, il ladro. Non mi aspetto nulla di che da questa unità. Forse sarà in grado di schivare gli attacchi. Sì sì, abbastanza tranquillo. Ed ecco qua che invece abbiamo la torre che costa ben 3000. E vabbè, cos'è? Ma una figata assurda, perché ci sono i tizi con la trombetta? Scusate, cioè capisco gli arcieri, che peraltro c'hanno la freccia, scusi c'ha la freccia che fa le spirali, questa spiralizza tutte cose. Per il resto la torre è serissima. Ma da quando è che si sono messi a realizzare? Sì, beh, c'ha qualche problema tecnico, ma facciamo finta di nulla. Era il Medioevo, voglio dire, non possiamo aspettarci grande qualità. Dopo voglio testare torre contro torre, le cose si fanno molto interessanti. Per adesso, vediamo casomai di mettere qualche pirata che passava di là. Quindi mettiamo gli archi bugeri, ma non troppi, almeno 6 sono più che sufficienti. Oddio, i bombaroli? Che ti tirano le bombe, esplode tutte cose. E mi dimenticavo che sono tutte unità armate fino ai denti. Quindi la situazione può prendere una brutta piega molto in fretta. Dovremmo aumentare la quantità di ladri, questo è poco ma sicuro. E un singolo capitano nelle retrovie. Il problema è che sono 12 persone armate fino ai denti contro praticamente 5 unità. Quindi sì, aumentatemi cortesemente la quantità di ladri. Cerchiamo di renderla un attimino più equa e che lo scontro abbia inizio. Ce la fa a muoversi sta torre? Wow! Che succede? Si sono buttati lì sotto. Vabbè, no. Da dove arrivano i figli di Franco? Figli di Franco? Credo che... Ah, li spawna la trombetta. Quando strombettano, volano fuori i figli di Franco. Ok, questa mi mancava. Possono anche sparare frecce. Ah, aspetta un attimo. C'hanno l'armatura fatta a barile. Mi ero dimenticato. Ho il barile fatto d'armatura. Figlio di Franco, veloce. Rendi fiera la tua famiglia. Ma no, ma che figata assurda. Guarda, è troppo bella sta cosa. A parte che quelle frecce hanno una potenza veramente devastante. Incredibile, hanno lanciato qualche bomba, vediamo un po'. Forse, no, non ce la fanno neanche ad avanzare. Si sono praticamente presi da soli. E vabbè, cos'è? Ma troppa potenza. Dov'è Capitano Uncino? Capitano Uncino? Mi sa che c'è già morto Capitano. C'è ancora un tizio che, maronne, è stato ucciso da un figlio di Franco. Mi sa che ho sottovalutato il nemico. Allora, datemi un secondo, devo fare torre contro torre. Anzi, sapete che vi dico? Facciamo un epico scontro. Torri contro torri, ma proprio uno sfacelo di torri. Allora, ne mettiamo almeno 3 da una parte e 3 dall'altra, che continueranno a spawnare unità come non ci fosse un domani. Beh, non sono proprio messe parallele, ma ci siamo capiti che lo scontro abbia inizio. Forza! Oh mio Dio, si sono già presi tra di loro. Hanno fatto fuori i tizi con la trombetta. Oh,
molto tattico da quest'altra parte, invece hanno fatto una strage di proporzioni bibliche. Presumo che se muoiono i tizi, probabilmente le torri non saranno in grado di muoversi. Anzi, le vedo che le torri si muovono. E neanche tanto. Oh, maronne! Crollano pezzi dopo un po', non me ne ero accorto! Se muoiono tutte le unità a bordo della torre stessa, la torre crolla. No, incredibile! Bellissima sta cosa. Buongiorno. Non so chi stia muovendo le torri da questo lato. Signori, ce la fate? Non ce la fanno, non riescono ad avanzare purtroppo, non riescono a sparare all'ultima torre. Ok, provo a prendere il controllo io. Ce la facciamo, signori. C'è qualche problema tecnico con la torre. Intanto buttiamoci i cadaveri. Oh mio Dio, cambiando la telecamera posso prendere il controllo anche dei vari arcieri. Vediamo un po', che non riesco a capire dove buia vada sta freccia. Oh, improvvisamente ho capito dove è andata la freccia. Bellissima sta cosa, però sono anche delle unità molto fragili se le metti contro altre torri. Ok, 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 allora aspetta un secondo, facciamo tre torri da un lato e da quest'altro, beh, dobbiamo dare un minimo di vantaggio al nemico. Proviamo ad utilizzare le unità del rinascimento. Pertanto nelle retrovie mettiamo un bel po' di moschettieri, anche perché voglio dire quelli che attaccano dall'alto, porca di quelli per porca. Un po' di schermidori in prima linea per fermare l'avanzata dei figli di Franco. Qualcuno con un'alabarda poco spaziale. Il giostrante, quelli a cavallo non riusciranno mai e poi mai a fermarli. E perché no, anche se mi sembra di esagerare, un carro armato di Da Vinci. Perfetto, che lo scontro abbia inizio. Vediamo un po' se riusciranno effettivamente. Maronne, ne hanno già fatta fuori una. Oh, quindi se attacchi direttamente la torre d'assedio stessa crolla e le unità precipitano al suolo, presumo con danni da caduta. Ma no! Allora così lo scontro è molto più semplice. Che cocchio! Però sono riusciti a fermare l'avanzata di tutti i cavalieri. Buongiorno, altri figli di Franco che piovono nel frattempo. Vediamo un po', intanto che armato di Da Vinci sta avanzando lentamente, ma inesorabilmente trascina qualche povero tizio. Signore! Signore, un marone si è triggerato, un marone si è triggerato. Non riesco ad arrivare, le palle gli sono proprio passate sotto. Guarda, aspetta, però l'ho vista che era qua sotto, buongiorno, e è sparita, ovviamente despawnata. Nel frattempo hanno attaccato, è incredibile. Hanno vinto, come hanno fatto a pigliare il caramato di Da Vinci? Con le freccine. Ah, Da Vinci, ti sei fatto pigliare in pieno, Da Vinci, ma porco cane. Bella, st'unità mi è piaciuta veramente un sacco. A parte che voglio dire, sta mappa è sempre uno spettacolo. Diamo giusto un'occhiata veloce per vedere se scopriamo qualcosa di nuovo. È che devono aver modificato le mappe. Mi sembra che ci siano più dettagli di un tempo. Vedo cose, buongiornissimo. Sembra una lancia dall'aspetto molto antico e ho trovato Ares, il dio della guerra. Questo spacca i chiurli, gente, ve lo garantisco. Questo farà del male al prossimo. Vediamo un po' se c'è altro. Mi stupisco che non abbiano messo le unità anche in Culolandia. Oh, porco cane, come ho fatto a non notarlo? È tre ore che giro come un pirla. Si sarebbe dovuto notare fin dall'inizio che c'era qualcosa che non andava. Buongiorno, beh, tu devi essere un'unità segreta. No, ragazzi, dai, no, non può essere che sta cosa è sempre stata qui, non me ne sono mai accorto. Guarda, ci sono anche... No, aspetta, adesso mi viene il dubbio. Non c'erano. O hanno aggiornato le mappe in una delle versioni precedenti. L'ho visto. L'ho visto. Non ditemi che non l'ho visto, in effetti. Cosa boia è? Il pollo di Troia. Gente, abbiamo trovato il pollo di Troia. Abbiamo trovato il pollo di Troia, non ci credo mai nella vita. No, ci credo. Come il pollo di Troia? Allora, aspetta, ci potrebbero essere anche altre unità nascoste. Sta mod mi sta intrigando e intrippando malissimo. Buongiorno, dai, dove siete? Oh, sono passati altri 5 minuti e finalmente ho notato che c'era qualcosa di particolare. Un ferro di cavallo? Cavallo, cavallo... Oddio, un minotauro? Il centauro, no, scusate, è vero. Il centauro, giustamente. Oh, l'opposto del minotauro? Dico una boiata? No, dovrebbe essere l'opposto. Ok, penso che abbiamo trovato praticamente tutto. Allora, vediamo un po' di testare le nuove unità. C'è voluto anche troppo tempo, presumo che Ares si trovi, eccolo qua, fra le unità più potenti. Ed infatti ha un costo di 6.000. Buongiorno, signor Ares. Uila, è tanto, tanto, tanto arrabbiato con il mondo. Uiuiuiui. Facciamo una prova veloce. Un Ares contro le nostre tre torri. Signor Ares, lei deve correre o deve parare un sacco? Cammina. Ares cammina, fotte sega, signore. Le stanno sparando le freccine, non so se la nota. Tutto a livello pipino. Tutte a livello pipino, guarda, neanche a farlo apposta. Non mi dite che è casuale, un'altra freccia a livello pipino. E basta. Ho la vaga impressione che Ares ci muore ancora prima di raggiungere il nemico. Ares,
Ma che dio della guerra? Dio della tranquillità? Ma vi prendi in giro? Ma che tristezza di proporzioni bibliche. Allora, datemi un secondo. Prendiamo un po' di unità dell'antichità, come ad esempio i tizi con la sarissa, qualche oplita, qualche portascudi. Ecco qua. Così adesso è molto più interessante. Un paio di baliste, anche se probabilmente shottano il povero Ares. E un minotauro nelle retrovie. Ora dovrebbe essere uno scontro decisamente molto ma molto più antico e molto più equo. Ares, ce la fai stavolta a attaccare? Cortesemente con le baliste non sparate subito. Dategli qualche secondo di vantaggio. Aia, stanno già caricando il colpo. Aia, stanno già caricando il colpo. Ok, vediamo se riesce a colpirmi qualcuno stavolta prima che si piglia nana. Balista sulle gengive. Ares, Ares, vai. Ok, perfetto. Non è male, non è male. Mi aspettavo un po' più di animazioni faighe. Ares, ok. Oh maronne, e certo. Oh mio dio, fa praticamente un attacco ad area. Quindi lui si avvicina alle unità, si fa colpire, subisce un po' di danni e poi sfoggia questo attacco devastante. Bellissimo. Fantastico, sì, però poi ti sei preso un minotauro su per il chiurlo e non mi pare che te la passi troppo bene. Ai ai ai, ho la vaga impressione che il signor Ares sta per morirci fra atroci sofferenze. Vediamo un po' se riesce a fare lo stesso attacco di prima. Presumo richiederà qualche secondo. Che schivaggio ha fatto? Ha fatto uno schivaggio assurdo. Ares, Ares, dovresti far fuori le baliste prima che le baliste facciano fuori te. Oh no. Oh, stanno caricando il prossimo colpo. Aia, Ares, Ares, niente da fare. Se l'è preso in pieno, cos'è che ci sta lì la milza, non so nemmeno io. Però si è comportato veramente molto ma molto bene. Fantastica come unità, devastante soprattutto. Tuttavia è giunto il momento di schierare i nostri centauri, che costano 1600 l'uno. Mio dio. Mettiamone un po', perché avete visto che con le baliste fanno dei danni veramente devastanti. Allora fatemi rivedere più da vicino. Mio dio signore, lei ha passato un brutto quarto d'ora, veramente. Maronne, è già lì che scalpita praticamente. No, ragazzi, i modelli sono fatti bene, considerando che è pur sempre realizzato con il workshop di Tabs. No, probabilmente useranno anche software esterni questi, Non è possibile. Guarda lì, sono tutti contenti che scalpitano. E ci hanno peraltro degli spadozzi ad umani. Oh, ma che qualcosa di incredibile, strabiliante. Ok, incrociamo le dita. 7 centauri contro 34 unità arrabbiate con la vita. Senti, mettine magari altri 3 nelle retrovie. Non fatevi ingannare dal valore monetario. Che lo scontro abbia inizio. Maronne, mi sa che forse non dovevo spawnarne così tanti. Signori, quante boia di freddo. Dov'era l'arco, peraltro? Ah, possono attaccare anche dalla distanza. No, così vi pigliate l'un l'altro. Incredibile che non si siano pigliati. Signore, lei ha fatto uno schivaggio di proporzioni bibliche, il tizio dietro? Decisamente no. Quindi hanno questo doppio attacco che gli permette di essere delle unità veramente molto, ma molto versatili. Possono attaccare probabilmente anche con le zampe da cavallo. Vabbè. Guarda che strage. Sono ancora tutti vivi. Oh, vedi che questi sono tattici. Si sono buttati subito sulle baliste nemiche. Vediamo un po' se ce la fanno anche a colpirle. Ah, le hanno trucidate senza becchi minimo rispetto. Ok, potevo spawnarne anche di meno. E vabbè, cos'è sta cosa? Questi sanno egregiamente difendersi da soli, gente. Meravigliose queste unità. Allora, aspetta un secondo. A sto punto, dite che ce la faranno i nostri centauri ad abbattere le torri? Secondo me sì, questa volta esageriamo e mettiamo almeno 6 torri. Ok, tentativo numero 2. È vero, i nostri arcieri possono sparare dalla torre, ma anche porca di quelli per porca, i centauri possono fare la stessa cosa. E vabbè, l'han devastata. Va che roba, va che roba. C'è gente che vola a chilometri di distanza. E ciaone. E ciaone. Che scontro epico, gente. Che scontro epico. No vabbè, sono troppo potenti. Questi vanno nerfati, ragazzi. Questi vanno nerfati, sennò in 10 secondi ti vincono tutto. E vabbè, ho sentito un papapapa. Cos'era sto suono? Ma stia scherzando. Ok, resta qualche ferito sotto le macerie. Ovviamente i centauri non si fanno problemi e fanno passare a tutti la voglia di vivere. No, beh, oh mio dio, c'è morto malissimo. Ma, oh mio dio, non ci credo mai nella vita. Si sono fatti sconfiggere. Ma come? Ma a parte lei, signora, ha una testa veramente molto piccola, non lo prenda come un'offesa. Porco cane, ma c'è Zauro, ma è ripartito così bene. All'ultimo ha cambiato il destino della battaglia. Ma come? Ma che peccato. Porco cane, io ero partito ad esplorare altre mappe e mi sono appena ricordato del pollo di Troia. Allora, datevi un secondo, perché cominciamo ad avere decisamente troppe unità segrete. Eccolo qua, costa 2000. No, ribadisco che le icone sono fatte troppo bene. Oh mio dio. Sì, è la stessa identica unità che abbiamo recuperato dal fondo del mare.
Vabbè, ma c'è qualcuno dentro? Gente, ci sono i soldati dentro per davvero. Non è... Io pensavo sei tipo pieno zeppo di polli. Col cocchio, ci sono i soldati. Ma no, ma dai. Allora, aspetta un secondo, vediamo caso mai di trovare un'unità anche all'interno di questa mappa. Ma c'erano sei statue un tempo. Aspetta un secondo. C'è qualcosa conficcato nella testa del signore? Signore, che cosa c'era di bello? Ho trovato il filosofo. Ah, buongiorno. C'era questa unità in passato? Oh mio Dio, quindi devo fare attenzione alle statue perché sicuramente ci avranno qualche segreto conficcato nel corpo. Signore, si è preso una croce, non dimmi che troviamo un altro crociato o qualche altra unità religiosa. E abbiamo sbloccato il matematico. Oh mio Dio, ve lo ricordate il matematico? Era quello che faceva diventare giganti le unità. Possiamo... No. Possiamo ingrandire il pollo. Aspetta. Mi sto triggerando. La cosa è abbastanza particolare perché il filosofo ha il segno del meno. Il matematico ha il segno del più. Non ho guardato effettivamente cosa facesse il filosofo. Allora, fatemi fare un paio di prove. Mettiamo semplicemente un po' di matematici che... Vediamo un po'. Hanno un aspetto molto matematico, Non c'è che dire. Non ho capito se è un'addizione o una moltiplicazione. In parole povere, sono porchi che voleranno fra pochi secondi che lo scontro abbia inizio. Forza! Uccidete il nemico col potere della matematica. Oh mio Dio. Ti prego dimmi che funziona. Ti prego dimmi che funziona. La risposta è... Ok. Oh maronne. Ho buggato il gioco. Oh maro. Guardate quanto è grosso. È il pollo più grande che si sia mai visto. Guardatelo gente. È bellissimo. Che fa adesso? Non lo puoi ingrandire più di così, vero? No. Oh sì. Mi sbagliavo. Questo non torna più. Oh maro. No. Gente, mi fate crescere il gioco. Gente. Porca di quelli per porca. Spero che gli oggetti tornino di dimensioni normali. Buongiorno. Sono tutti qua sotto. No. Hanno ingrandito. Guardate che roba. Le armature dei soldati. Non riescono a far nulla. Oh, metti lo scudo. Guardate lo scudo. Quanto è diventato grosso. Qua che roba. Va che roba. No. Ragazzi, non facciamo follie. No. Mettete via quello scudo. Oddio. Oh, non devo spawnare questa unità. Dov'è il tizio qua? Non ce la fanno. Vabbè, la matematica, ragazzi, vince su tutto. Mio Dio, che roba assurda. Per fortuna che dopo un po' despawnano, Ho la vaga impressione che sotto questo scudo ci sia un povero soldato. Signore, dov'è? Ah, eccolo lì. Ho intravisto il braccino per una frazione di secondo. Ma molli lo scudo. Lo lasci andare. Ok, è abbastanza ovvio che il nemico stia avendola meglio. Le ho detto di lasciare andare lo scudo prima che sia troppo tardi. Signore, scenda. La vogliamo smettere di bullizzare sto povero Cristo. Guardate come gli avete ridotto lo scudo. Non so se precipiterà da questa parte. Ma, signori, dichiariamo la vittoria per i matematici. Aiuto, sono finito sotto un altro scudo gigante. Ok, ha vinto loro. Facciamo invece la situazione opposta con i filosofi. Mettiamo 5 filosofi che in teoria dovrebbero poter rimpicciolire. Signori filosofi, siete uno più strano dell'altro. Ok. Loro lanciano la sottrazione. Vediamo un po'. Cosa potrebbe mai accadere quando dentro ci sono dei soldati? Oh maronne. Oh porco cane. Mi si è ristretto il pollo. Tesoro, mi si è ristretto il pollo. Noto film degli anni 80, ma vabbè, dettagli. Continuate a colpirlo. Mi piace che le ruote sono rimaste grandi. Oddio, guardate il pollino. Il pollino piccino. Ah, ti fa quasi tenerezza. Guarda, si è ristretto ancora di più. A malapena riesco a vederlo, aspetta. Guardatelo. È un ammasso di pixel praticamente. Voglio dire cosa succede quando colpiranno i soldati, signori. Oh maronne, gioco non gradisce ma proprio per niente. Oh mio Dio, guardali, si stanno rimpicciolendo. Però la testa è rimasta grande. Oddio mio, stanno accadendo cose che la mente umana non può comprendere. Perché sono passato da questa parte? Oddio, mi pare che la ruota l'abbia colpito. Non ce la fanno, non ce la fanno neanche ad alzarsi. Ragazzi, la matematica, oh, non scherziamo con la matematica. Ma il pollo è ancora lì? Quanto è piccolo? Non riesco neanche più a vederlo, credo che sia lì. Non lo so nemmeno io. Ok, possiamo dire con certezza che i filosofi abbiano vinto. No, ragazzi, troppo overpower. Oh, che succede? Si sta triggerando male le ruote del carro e basta. Ok, tornerà normale. Aspetta, lo vedo, l'ho intravisto. Guardatelo. È minuscolo, piccolo stellino. Va bene. Ha vinto loro. Vi giuro, sto scontro è stato il più epico di tutti. Ragazzi, best mod ever. Questo è poco ma sicuro. Ok, concludiamo in bellezza e facciamo un salto nel... Oh, si è buggato. Nel mondo dei vichinghi.
Ah, oh, santo cielo, il problema delle mod è che ogni tanto si bugga tutto. Perché mai una cocchia di gioia? Dicevo, nel mondo dei vichinghi, yay! Ok, vediamo un po' dove hanno nascosto cose. Ah beh, non è poi così difficile, ho trovato uno scudo dall'aspetto decisamente molto ma molto mistico. Come ho detto, alcune unità sono riciclate dalle versioni precedenti di Tabs. Abbiamo trovato il mago delle rune. Fatemi capire bene, può trasformarsi in una sorta di lupo e attaccare il nemico? Questa la dobbiamo provare quanto prima. Aspetta che c'è una chest. Ma mi sa che c'era anche già in passato. Buongiorno. Va che son pirla pure io. Lì c'era lo scudo. E qua invece ho trovato queste specie di alabarde. Non saprei nemmeno io come cocchio chiamarle. Sono ignorante, però abbiate pazienza. E abbiamo sbloccato il river. Cos'è? Credo sia un'unità arrabbiatissima, santo cielo, che ti tira 8000 legnate sulle gengive. Ho trovato un lupo scusate, un orso congelato. Chi boia mi ha congelato l'orso? Che maleducazione, santo cielo. Ed è il Warlord, il signore della guerra, che cavalca un orso. Molto putiniana come unità. Credo che non ci sia altro. Di solito mettono 3 unità e nulla di più, però adesso sono curioso. Mi viene voglia di controllare anche sotto. Ti sciolgono i dubbi, i sospetti. Ok, non riusciremo a testarle tutte, gente, perché come ho detto questo è materiale per almeno 3-4 episodi di questo passo. Partiamo direttamente dal nostro mago delle rune. Allora, ne mettiamo almeno 5, marone, non vedo nulla. Sembrano di tizi abbastanza tranquilli. Sono armati di questo strano scudo pieno zeppo di rune magiche. Non è un'unità che abbiamo già visto in passato. Forse con una mod. Allora, mettiamolo contro dei vichinghi. Pertanto abbiamo un paio di pestatori. Peraltro sono unità che costano un botto. Mi sa che dovremmo mettere parecchi vichinghi. Quindi abbonda di vichinghi. Qualche berserker qua e là che salta avanti e indietro. Beh, non esageriamo. Un paio di valchirie e per adesso mi accontento. Non vorrei che fossero unità che costano tanto ma poi si fanno ammazzare come dei pirli, ok? I loro scudi si sono attivati. Vediamo se ce la fanno a trasformarsi. Perché le altre unità sono così scure? Buongiorno. No, marone! Ok, 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 si sono trasformati. Ma non loro. Hanno trasformato il nemico. Oh, questa non me l'aspettavo. Ma gli si è un po' ritorto contro, no? Neanche troppo. Ma che roba, ma che roba. Quindi trasformano il nemico in una sorta di, chiamiamolo lupo mannaro, che a sua volta attacca i propri colleghi. Molto interessante, anche se di questo passo mi sa che ci periranno male male. Ui la la, cos'è accaduto? Oh, 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 Bunny! Sono accadute cose. Resta un ultimo tizio, si sta prendendo di quelle scudate di proporzioni bibliche. È riuscito a trasformare qualcuno? Vediamo un po', presumo che... Oh mio Dio, ora che fanno? Ah, muoiono! Ma poveri! Poi partita via una lancia sulle gengive. Aia, aia. O lo trasformi? No, mi sa che si è fatto ammazzare. No, lo ha ammazzato lui, incredibile. Quindi il lupo mannaro, una volta finita la trasformazione, muore. Ma no, ma che tristezza infinita. Il WWF non approva. Ok, belli, belli. Mi piacciono queste unità, ragazzi, mi stanno piacendo anche troppo. Ok, come ho detto, il resto delle unità ce le testiamo nel prossimo episodio, soprattutto quelle che abbiamo già sbloccato. Concludiamo in bellezza facendo una prova che dire stupida è un eufemismo, perché ovviamente il telone deve fare i suoi esperimenti imbecilli. Allora, mi serviranno un bel po' di cheerleader, perfetto. Un bel po' di matematici, eccezionale. E dobbiamo distrarre le unità nemiche mettendo per l'appunto dei bardi. Voglio evitare che ci attacchino. Sto per fare una cosa imbecille, gente. Ci siamo divertiti con il pollo di Troia. Ma quanto può diventare grande una torre? Buongiorno. No, no, scusa. Cos'è successo? Si è già buggata la torre. Si è... Ma dai, che sono sul finale dell'episodio, dai. Ma non possiamo... Porco, okay. Toglila. Ok, decisamente molto meglio. Molto meglio, perfetto. Vediamo un po', matematici. Scatenate tutte le vostre moltiplicazioni. Ok, signori, ne stiamo per vedere delle belle, no? Non colpitemi i tizi, colpitemi la torre cortesemente. Ok, ok, sta funzionando. Ok, sta funzionando, sta funzionando. Ma no, ma me l'avete già battuta. Ma che tristezza, speravo durasse un pochettino di più. Ok, proviamo a mettere più di una torre. Vediamo un po' se riusciamo ad assistere a qualche miracolo. Va. Oh, però poi esplodono. Ma che rottura di maronzoli. Resistono poco ai danni, purtroppo. Ok, facciamo la prova opposta con un samurai gigante, che voglio dire è già grande di suo. Quanto può diventare grande se lo... Ok, ok. No, 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 no.
Gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Direi che ne ho combinata ovviamente una delle mie, altrimenti il telone non è contento. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti fate la fine del samurai gigante. E noi ci vedremo in un prossimo video. Signori, mi vergogno di me stesso? Assolutamente sì. Ciao ciao!